e ti vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene con te. Perché ho bisogno della tua. Buongiorno e benvenuti a Il Punto della D. Colgo l'occasione per salutare l'amico Francesco Beltrame e ringraziarlo per avermi sopportato la mia assenza in questo periodo. Tornerò meglio e più di prima parlando della D, la quale mi occupo con passione perché mi piace, perché mi diverte, perché è un campionato secondo me più bello dell'italiano in assoluto. Oggi voglio fare un punto generalizzato sulla D, partendo magari girone per girone, ma volevo iniziare parlando anche della musica che propongo. Voglio proporre Franco Battiato, che me l'ha proposto l'amico Francesco, caricandolo su Spreaker. Penso che Franco Battiato sia un vero artista. E allora, siccome la D è pullula di artisti del calcio, di ragazzi che hanno delle doti, che magari non hanno avuto la fortuna di poter mostrare un palcoscenico più ambizioso, non più ampio, perché la Serie D è un palcoscenico enorme, di una dimensione enorme, perché sono 166 squadre, più ne ha, più ne metta, bellissimo. Scusate, 167. E ancora un po' di musica. Poi iniziamo a parlare della Serie D. Mm-hmm.
a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar. Ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Molti in questi giorni hanno parlato di questa partita Juventus-Roma, dove è stato contestatissimo l'arbitro Rocchi. Dove io ho visto 3 calci di rigore che per me ce n'erano 2 ed erano solo quelli assegnati, anzi ce n'era uno, quello su Pogba. L'altro assegnato alla Juventus, su Maicon, non c'era, perché per me era fallo involontario, non perché non era mani e non era in aria, perché la regola dove è tracciata la riga, è lì che viene con la regola nuova dopo il fatto che si usa le bombolette. Da quel punto deve guardare l'arbitro, e sarebbe stato calcio di rigore, ma era involontario, mentre quello su Totti era ridicolo, perché tiene il braccio sulla testa di Steiner. Un arbitro serio avrebbe sorvolato. Era solo per chiarire. Il gol evidente fuori gioco, sì, evidente fuori gioco, disturba, secondo me va annullato. Questo era solo per dire anche la mia su questa partita, ma mi interessa poco. Andiamo a guardare un attimo, dopo 5 giornate in Serie D, 6 per il girone A, B e D, restano solo 3 squadre a punteggio pieno. Ben 2 sono del girone C, sono il Belluno e il Padova, e una del girone H, il Gallipoli. Beh, questa favola Belluno è veramente bella, veramente una favola interessante. C'è questo Belluno che va bene,
ben orchestrato e seguito con passione dalla tifoseria. Colgo l'occasione per salutare con degli splendidi ragazzi che, beh, sognare è sempre bello e penso che questo sogno possa durare anche a lungo. La squadra c'è, ha dei giocatori molto validi, la società c'è. Belluno è una città che può fare tranquillamente la Serie C, anche qualcosina in più. Perché no? Perché non sognare? Certo, il Padova è uno squadrone. Però fra 2 settimane ci sarà questa mega sfida e se arrivassero entrambi a punteggio pieno sarebbe veramente da tutto esaurito. E allora perché non andare a guardare anche qualcos'altro che riguarda le serie? Tipo, tre sono anche le squadre che hanno sempre perso. Sono il Valle d'Aosta nel girone A, l'Atletico Montichiari nel girone B e il Bastia nel girone E. Effettivamente la cosa triste è che sia il Val d'Aosta che il Montichiari sono alla sesta sconfitta. Bastia 5 è un po' pesantuccio. Sono 22 le squadre imbattute. Una nel girone A, la Coronese, due nel girone B, l'Inveruno e il Castiglione. Quattro nel girone C, Belluno, Padova, Alto Vicentino e Sacilese. Nessuna nel girone D. 4 nel girone E, Foligno, Ponsacco, Sansepolcro e Poggi Bonsi. 4 nel girone F, Maceratere, San Benedettere, Campobasso e Chieti. Maceratere che proprio domenica è stata fermata sul pareggio al 94esimo della Jesina, sarebbe stata anche lei a punteggio pieno. 3 nel girone G, Arzachena, Terracina, Lupo Castelli. Arzachena. Questa Arzachena è molto interessante. Da notare che in questo girone non risulta tra le squadre imbattute la capolista Ostia, perché l'Ostia Mare ha vinto 4 partite e persa una, si trova a 12 punti. 3 nel girone H, che sono Gallipoli, Bisceglie, il Taranto, e una nel girone I, il Torrecul. Altra cosa molto interessante, questo Torrecul. L'anno scorso fece un ottimo campionato, quest'anno sta facendo ancora meglio. Società veramente da scoprire. 16 gol fatti l'attacco migliore è quello del Porto Delta Tolle. Girone C, 16 gol fatti. Segue quello della San Benedettese nel girone F, 15 gol fatti. Con 14 gol sono ben 3 squadre: l'Inveruno del girone A, il Belluno del girone C e l'Ostia Mare del girone G. Miglior difesa dell'intera Serie D, l'unica imbattuta che non ha ancora subito gol dopo 6 partite, perché ha giocato 6 turni in girone B, è il Castiglione. 0 gol subiti, 540 minuti di imballabilità. Complimenti a Castiglione. Le difese più perforate, beh qui, 16 gol subiti, signori, Zeman Junior con il suo Salargius è al comando. È la peggior difesa dell'intera Serie D. 3 gol subiti a partita di media, 3,1 e 66. Per non mettere il dito nella piaga, era giusto per ricordare. Non ho null'altro da aggiungere se non ascoltatevi un po' di buona musica e poi parleremo anche di un altro piccolo argomento che riguarda i tifosi del Bayern e la tifoseria della Civitanovese.